Grazie di essere qui e mi permetto di fare due parole iniziali, visto che appunto si presenta questo libro edito da Luci sull'Est, Il miracolo della Santa Casa di Loreto, da me scritto, eccolo qua, sì, e che è un libro breve, una sorta di compendio in cui ho cercato sinteticamente appunto di racchiudere l'essenziale, tutto quello che di più importante c'era da dire su Loreto. Ovviamente il tema lauretano è talmente vasto e qui abbiamo un esperto che ha un archivio immenso nel suo studio, che insomma un semplice libro già non basterebbe, no? Richiederebbe di essere trattato in molti volumi. Però questo è un compendio utile per la divulgazione, per la lettura di chi magari non ha tanto tempo, no? Per dedicarsi allo studio o a letture profonde e lunghe, e quindi c'è, penso, tutto l'essenziale. Io vorrei, se mi permettete, iniziare con una frase. Questa è Santa Teresa di Gesù Bambino, che venne a Loreto quando aveva 15 anni, novembre 1887, e nel suo manoscritto, che poi è Storia di un'anima, no? Il libro famoso di Santa Teresina, parlando di questo suo pellegrinaggio a Loreto, scrisse così: «Non mi meraviglio che la Santissima Vergine abbia scelto questo luogo per traslare la sua casa benedetta. La pace, l'allegria, la povertà vi regnano da sovrani. Tutto è semplice e primitivo». E poi spiega, dice: «Le donne conservano il loro grazioso abito italiano e non hanno adottato, come in altre città, la moda di Parigi. Insomma, Loreto mi ha incantato. Che dire della Santa Casa? Ah, la mia emozione fu profonda trovandomi sotto lo stesso tetto della Sacra Famiglia». Ho voluto leggere questo piccolo passo perché, diciamo, una delle motivazioni, non la principale, ma una delle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro è stato anche il senso di appartenenza, il senso delle radici, dell'identità, in questo caso non solo italiane ma anche marchigiane. Tra l'altro noi ci troviamo qui a Campocavallo, dove a pochi metri c'è proprio il luogo con tanto di statua. San Giuseppe da Copertino, quando venne qui nel convento di Osimo, vide gli angeli salire e scendere dal santuario di Loreto, che si può vedere salendo qui un poco più in alto, e vide gli angeli salire e scendere dal santuario di Loreto, proprio ad indicare che quello è un luogo miracoloso, un luogo dove c'è la presenza divina, un luogo dove i miracoli sono avvenuti durante tutti i secoli e dove tuttora avvengono. E niente, quindi parlavo di radici. Loreto è per noi marchigiani
forse il simbolo, è più di un simbolo, no? Più importante, ai quali tutti noi perlomeno dovremmo essere attaccati, legati. In un mondo in cui si cerca di, no, con questa globalizzazione imperante, in un mondo in cui si cerca di uniformare tutto e tutti, riscoprire e persino, diciamo, questo permettete, ma si sta cercando di uniformare persino la religione, no? Laddove magari chi dovrebbe difendere l'unica vera religione, che è quella cattolica, apostolica, romana, sembra quasi, no, intenzionato a creare un grande, una grande religione universale, no, che possa andare bene a tutti. Ebbene, in questo tempo quindi è molto più, è ancora più utile, più importante riscoprire le radici, riscoprire la propria identità, che poi è per noi identità cattolica. Non possiamo intendere l'Italia, le Marche, l'Europa senza identità cattolica. Poi ovviamente, a tal proposito, approfitto subito per dire che Loreto ha avuto un ruolo importantissimo lungo i secoli in funzione di difesa della cristianità europea contro i musulmani, contro l'avanzata turca. Faccio solo un esempio: Lepanto, 7 ottobre 1571, non ripeto la storia perché penso che qui molti, insomma, già la sanno. Il Papa San Pio V non ha paura, per difendere la cristianità, di invitare tutti i vari sovrani europei a armarsi, prendere, partire e andare a combattere contro i turchi. Oltre all'azione umana c'è ovviamente l'azione della preghiera. La vittoria, noi lo sappiamo, venne ottenuta e per l'eroismo, la capacità dei soldati, ma soprattutto grazie all'aiuto della Madonna. Ed è per quell'occasione che è stata istituita la festa della Madonna del Rosario, perché appunto fu la Madonna invocata con la preghiera del Rosario tutta l'Europa cristiana a vincere, a sbaragliare l'esercito musulmano. Questo oggi è molto politicamente scorretto. Anche al santuario di Loreto non so se ne parlano molto di questo, perché, no, si ha un po' di complesso, di inferiorità, di vergogna, no? Questa non, oggi si parla, va più di moda il pacifismo, l'ecumenismo, eccetera, eccetera. E, però Loreto ha giocato un ruolo fondamentale. Perché? Perché la Madonna che si pregò era la Madonna di Loreto. Il luogo in cui si invocò il suo aiuto fu la Santa Casa, fu il santuario di Loreto. Tant'è che poi lo stesso San Pio V riconobbe questo e celebrò la Madonna di Loreto. Marcantonio Colonna, che era il capo della flotta pontificia, si recò a Loreto prima della battaglia, tornò a Loreto dopo la vittoria per ringraziare, e durante la battaglia la moglie, insieme ad altre donne, diciamo che le facevano un po' da corte, rimase in Santa Casa a pregare proprio per la vittoria. E per quell'occasione, tra l'altro, dicono le cronache che un ebreo, vedendo la pietà di questa nobildonna che pregava, si convertì al cristianesimo. Anche qua un ebreo che si converte, perché tutti dobbiamo convertirci e non esistono altre vie di salvezza se non quella di Cristo e della Chiesa Cattolica. E lo stesso Don Giovanni d'Austria, che era il capo, il vero capo di tutta la coalizione che si batté a lei contro coalizione cristiana, spagnolo, della famiglia Austria di Spagna, tornò a Loreto alcuni anni dopo la vittoria per ringraziare la Madonna. Quindi il ruolo del santuario lauretano è stato fondamentale in questo senso. I prigionieri cristiani liberati dalla schiavitù turca donarono le catene con le quali erano stati incatenati al santuario di Loreto, vennero fuse, ci fecero le balaustre per le cappelle laterali. Ancora oggi ci sono queste balaustre della Santa Casa, che sono fatte con il ferro dei prigionieri cristiani liberati, e fecero un voto alla Madonna di Loreto, cioè nel caso in cui venissimo liberati dalla schiavitù doneremo queste catene, questo ferro, a gloria della Madonna. E quindi questo per dire. Poi
per dire il valore e l'importanza dell'identità, delle radici, di chi siamo noi. Dopodiché chiaramente il libro è stato scritto anche proprio, soprattutto per devozione alla Madonna e per difesa, per difendere la verità. La verità che da un trentennio viene manipolata, viene omessa, e qui diciamo poi ci sarà il professor Nicolini che si occuperà bene di questa questione, perché lotta da tanti anni proprio per difendere la verità sulla Santa Casa, sul miracolo che c'è stato, e quindi difendere la verità, perché noi non dobbiamo avere paura di credere nei miracoli, soprattutto quando questi miracoli non sono così campati per aria, ma sono ben fondati storicamente, razionalmente, scientificamente. E quindi in nome di un malinteso senso del razionalismo o di un amore di modernità, di stare al passo coi tempi, ecco, non possiamo svendere quella che è la nostra fede, perché il risultato poi è soltanto quello di allontanare le persone dalla verità, appunto. E infine concludo, io ho dedicato un appendice in questo libro ai principi non negoziabili, perché secondo me, qui poi il dottor Gotti Tedeschi è esperto anche, no, per quello che riguarda la demografia, l'economia, e soprattutto è stato un grande collaboratore di Benedetto XVI, che ha coniato, no, questo concetto di principi non negoziabili, che sono sempre stati patrimonio della Chiesa, ovvio. Diritto alla vita, diritto e difesa della famiglia naturale fondata sul matrimonio, e diritto dei genitori di educare i propri figli in base ai loro principi. Lo disse Papa Benedetto, mi sembra, se non ricordo male, a dei parlamentari del Partito Popolare Europeo nel 2006. Anche qui sembra quasi preistoria, no? Perché negli ultimi anni abbiamo visto che si è detto che non esistono principi non negoziabili, che tutti i principi sono importanti. E vabbè, insomma, non c'è bisogno che mi dilunghi su questo, sappiamo più o meno tutti un po' il periodo storico in cui stiamo vivendo. Sembra che questa è la difesa della vita, nonostante alcune dichiarazioni meritorie, ma poi quando si va a guardare il lato pratico sembra che la difesa della vita, della famiglia e della libertà di educazione sia stata un po' trascurata da parte di chi invece dovrebbe difenderla. Ebbene, dicevo che il santuario di Loreto per me, e la Santa Casa in particolare, è il santuario e la casa dei principi non negoziabili, perché lì dentro, in quella casa, è stato concepito Gesù, nostro Signore. Tra l'altro è stata concepita, a quanto pare, anche la Madonna, così hanno scritto diversi, tra cui Pio IX, è nata anche la Madonna, quindi c'è tutto un culto, se vogliamo, della vita nascente. Lì è vissuta la Santa Famiglia, e quindi Gesù è stato educato da San Giuseppe, dalla Madonna, la famiglia ha vissuto i momenti di intimità, e quindi ecco il valore della famiglia, l'importanza della famiglia. Lì dentro, tra l'altro, a quanto pare, è morto San Giuseppe tra le braccia di suo figlio e della Madonna, tant'è che San Giuseppe è anche patrono della buona morte proprio per questo, e quindi potremmo dire che è anche il luogo in cui bisognerebbe pregare proprio per la difesa della vita sino alla morte naturale, no? Quindi dal concepimento alla morte naturale. E la difesa della famiglia, il luogo in cui si è vissuta in maniera somma la purezza e la castità, anche questi valori oggi completamente dimenticati, anzi considerati antivalori, no? Quindi se qualcuno nella Chiesa avesse anche un po' di coraggio, di idee, di voglia di fare, dovrebbe parlare più spesso della Santa Casa proprio come luogo, come baluardo anche per la difesa di questi valori, di questi principi. E chissà che magari un giorno questo non accada. E bene, quindi io adesso qui mi fermo e lascio la parola inizialmente al professor Nicolini, che ringrazio di essere qua, e direttore di Tele Maria, grande studioso storico delle traslazioni miracolose della Santa Casa, e che adesso ci illustrerà da parte sua, forse questo.
passo dietro. Grazie. Buonasera anche da parte mia, grazie di essere venuti. Ringrazio Federico Catani dell'invito di presentare questo suo libro, che è un po' un arricchimento e una prosecuzione e anche forse una raccolta degli studi che io stesso ho fatto in tutti questi anni. E ringrazio anche il dottor Ettore Gotti Tedeschi per essere venuto a dare sostegno a questa nostra finalità di rendere più, diciamo, forte il richiamo a riscoprire il valore e l'autenticità della Santa Casa, perché il problema che si pone a riguardo della Santa Casa di Loreto riguarda due aspetti: la sua autenticità, cioè è realmente la Santa Casa che stava a Nazareth, dove è avvenuto il concepimento miracoloso di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, quindi dove è avvenuta l'incarnazione del Figlio di Dio. Quindi quelle tre pareti che stanno nel santuario di Loreto sono le tre pareti che erano la camera di Maria a Nazareth, che erano addossate davanti a una grotta. Infatti a Loreto ci sono tre pareti e non quattro. Quella frontale, dove c'è l'altare, è stata costruita dai Recanatesi quando la Santa Casa è arrivata su quel colle, ma a Nazareth era appunto senza parete, perché frontalmente c'era una grotta che chiudeva quella parte. E poi dicevo, oltre all'autenticità della reliquia, che quindi non sono pietre smontate e rimontate in tanti luoghi diversi che dopo elenco e preciso, ma sono proprio le tre pareti integre che stavano a Nazareth davanti alla grotta. E oltre a questo c'è da richiamare e da fare di nuovo rivivere la verità storica, quindi non leggenda, delle traslazioni miracolose, perché la tradizione ha sempre, la tradizione cristiana, e con l'avallo e l'approvazione di tutti i pontefici in tutti i sette secoli passati, ha sempre attestato l'autenticità non solo della reliquia come tale, ma anche proprio il fatto che è pervenuta qui nelle Marche dopo varie traslazioni in altri luoghi, appunto in modo miracoloso per il ministero angelico. Ecco, allora io adesso volevo appunto fare una esposizione di queste traslazioni miracolose. Io chiedo scusa se mi alzo, perché siccome devo far vedere anche delle immagini, volevamo usare il PowerPoint, mi pare, ma non c'è stato modo di poterlo trovare. E allora, mentre espongo alcune spiegazioni e faccio riferimento a questi rilievi storici che ho accennato, cerco di mostrarvi, dato che qui c'è un ambiente abbastanza raccolto, attraverso le immagini, quello che vi spiego appunto con la mia esposizione orale. Ecco, allora, e poi quando abbiamo concluso questo incontro, dopo che anche Gotti Tedeschi avrà fatto il suo intervento, abbiamo un tempo abbondante, quanto voi lo desiderate, per fare delle domande direttamente da parte vostra, sia a me come a Catani, come a Ettore Gotti Tedeschi. Allora, ecco, per dare la certezza storica, quindi non ipotetica, perché qui si parla oggi di ipotesi, di un trasporto umano. Questa ipotesi, che se è un'ipotesi non è una realtà avallata e comprovata, ma solo una supposizione, è completamente destituita di ogni fondamento, sia perché non esiste nessun documento che parli di questa ipotesi, e sia perché è sconfessata proprio da documentazioni storiche, documentazioni archeologiche, documentazioni scientifiche, e anche poi da appunto dall'approvazione dei papi, e anche persino dalle rivelazioni di vari santi direttamente da Dio, dal soprannaturale, dalla Madonna direttamente, come da Gesù Cristo attraverso vari santi. Ma a noi quello che interessa, per sconfessare quel razionalismo che vuole negare il soprannaturale, dobbiamo dare gli elementi storici, archeologici e scientifici che dimostrano inconfutabilmente che le pareti che stanno a Loreto sono proprio le tre pareti che stanno a Nazareth, tali e quali.
e che non sono state portate dagli uomini, ma per un'opera miracolosa di Dio per il ministero angelico. Quindi intanto inquadriamo un po' le date di questi avvenimenti che hanno interessato gli ultimi anni del 1200, esattamente tra il 1291 e il 1296. Il 9 e 10 maggio 1291 la Santa Casa era fino al 9 maggio, si trovava a Nazareth. Il 10 mattina del maggio 1291 i nazaretani, quando si recarono lì nel punto dove era custodita la Santa Casa, non trovarono più le tre pareti, c'erano solo le fondamenta davanti alla grotta, né seppero che cosa era accaduto di queste tre pareti che erano lì da 1200 e quasi 1300 anni, da quando appunto vi ha vissuto Maria, vi è venuta l'incarnazione e la Sacra Famiglia vi è appunto abitato per circa un trentennio, finché c'è stato Gesù e finché c'è stato San Giuseppe. Ecco, queste tre pareti nel frattempo, il 10 maggio mattina, furono ritrovate in una località della Croazia, l'attuale città di Fiume, Tersatto, nel mattino del 10 maggio 1291. I boscaioli che si recarono nel bosco a fare i loro lavori quotidiani trovarono queste tre pareti misteriose in mezzo al bosco, constatarono che si trattò di un miracolo, perché nessuno nella notte aveva portato quelle tre pareti e nessuno aveva potuto farlo in maniera umana, perché era umanamente impossibile poter condurre dentro un bosco delle tre pareti di una casa, e quindi non seppero spiegarsi questo fatto, constatarono il miracolo, avvertirono il parroco del luogo che si chiamava Don Alessandro Giorgevici. Qui ho fatto un'enumerazione di luoghi, di nomi e di circostanze che sono tutte avvallate storicamente, cioè ci sono proprio le documentazioni storiche, archeologiche e anche testimoniali di quanti hanno dichiarato tutte queste cose che adesso esponiamo, che ci danno appunto la certezza che tutto quello che noi stiamo cercando di fare e conoscere è tutto avvallato come autentico, quindi come storico. Quindi questo parroco di Tersatto si chiamava Don Alessandro Giorgevici, è un uomo, un sacerdote esistito realmente, come Tersatto esistito ed esiste realmente. Ecco, e quindi i tersatesi avvisarono il sacerdote di questo fatto misterioso che era accaduto in quella notte. Lui non poté recarsi a vedere la Santa Casa perché era gravemente ammalato, quindi non sapeva neanche lui spiegarsi né poter andare a vedere queste tre pareti misteriose comparse in mezzo alla selva di Tersatto. E poi avvenne qualche tempo dopo, qualche giorno, qualche settimana, come lui ha attestato nelle sue dichiarazioni poi riportate notarilmente, che gli è apparsa la Madonna in una notte, gli ha rivelato che quelle tre pareti erano la casa di Nazareth, e per dargli conferma che questo era vero, lo guarì istantaneamente. E lui al mattino, presentandosi ai suoi parrocchiani completamente sano e quindi facendo confermare quello che lui affermava di questa apparizione che aveva avuto dal fatto stesso che era guarito istantaneamente e inspiegabilmente, rivelò che quella era la casa di Maria di Nazareth, portata miracolosamente per il ministero angelico in quella località di Tersatto, in quella notte del 9 e 10 maggio 1291. Il signore del luogo volle verificare che questo che lui rivelava al suo sacerdote corrispondesse a verità, quindi mandò una delegazione di quattro personaggi istruiti e ovviamente preparati per andando a Nazareth per vedere se veramente quelle tre pareti corrispondevano alla Santa Casa che doveva trovarsi a Nazareth davanti alla grotta. Quindi andarono in quattro, compreso il sacerdote Don Alessandro Giorgevici, e abbiamo anche i nomi di questi che fecero questo pellegrinaggio, diciamo, a Nazareth. Arrivarono a Nazareth, trovarono che lì non c'erano più le pareti della casa di Maria, c'erano però le fondamenta, fece una verifica della perimetrazione delle tre pareti che stavano a Tersatto con la perimetrazione delle fondamenta che stavano lì a Nazareth, constatarono che corrispondevano perfettamente, e quindi tutte le misurazioni erano la stessa pietra che costituiva le fondamenta rimaste a Nazareth, era la stessa pietra che era diciamo delle pareti che si trovavano a Tersatto, e loro chiesero ai nazaretani, questi tersattesi, che cosa ne era della loro casa, cioè della casa di Maria che stava lì.
i nazaretani dissero che non ne sapevano più nulla. Loro attestarono che il 9 maggio 1291 si trovava ancora lì e il 10 mattina non c'era più. Allora i testardesi rivelarono ai nazaretani che quella casa che era stata lì fino al 9 maggio, il 10 mattina stava attrezzata e tutto corrispondeva. Quindi è accaduto in quella notte, in realtà, questo miracolo della prima traslazione in cui la Santa Casa ha fatto 3.000 km in una notte. Ma non solo ha fatto 3.000 chilometri, molti, quando studiano anche la storia appunto di queste traslazioni, non hanno colto un particolare molto importante, che la Santa Casa a Nazareth era rivestita da una struttura protettiva. C'era una basilica, all'interno della basilica c'era una struttura protettiva che proteggeva la Santa Casa che stava sotto questa struttura. Immaginatevi come hanno detto che c'è la basilica, c'è il rivestimento marmoreo che protegge la Santa Casa all'interno, così era a Nazareth. Era accaduto che la basilica che stava al di sopra era stata già abbattuta dai maomettani, perché poi il motivo per cui Dio operò questo miracolo era per impedire che venisse distrutta. Quella parte superiore era già stata abbattuta, ma quella interna, che era la protezione proprio delle tre pareti, era rimasta integra, per cui la Santa Casa non venne appunto abbattuta. E cos'è accaduto quindi? È accaduto che in quella notte quella Santa Casa, cioè le tre pareti che adesso stanno a letto e che si trovavano davanti alla grotta sotto questa struttura protettiva, è scomparsa da quella struttura protettiva. Questo è avallato, cioè è diciamo, documentato che c'era questa parte che appunto proteggeva le tre pareti. Quindi spiegatemi voi come è stato possibile tre eventi miracolosi. Primo il fatto che le tre pareti sono state sradicate dalle fondamenta in maniera netta, no? Poi il fatto che ha trapassato una struttura protettiva che la conteneva. E noi leggiamo nel Vangelo che Gesù Cristo dopo la risurrezione col suo corpo di carne attraversava i muri, appariva e spariva, no? Quindi vuol dire che nell'onnipotenza divina esiste anche questa dimensione materiale, corporea, che permette il superamento delle leggi fisiche. Quindi, anzi qui vorrei proprio richiamare un fatto di un santo che penso sia conosciuto, San Leopoldo Mandic, era un confessore di Padova, un po' come un padre Pio, no? E nella sua storia, della sua vita, si racconta, è proprio accertato perché il protagonista è morto pochi anni fa. Passando un giorno per una via di Padova con la carrozza diciamo di quell'epoca, era accaduto che dall'altra parte proveniva un'altra carrozza e lo spazio non era sufficiente per poterli tutti e due andare avanti, uno che veniva avanti e l'altro che procedeva in senso opposto. E quindi lui ha detto una preghiera a San Leopoldo Mandic, si è ritrovato dall'altra parte della carrozza che veniva frontalmente senza che le due carrozze siano scontrate o tra loro stesse incastrate, senza saperci spiegare cos'era accaduto. Quello che era lì alla guida, anche morto pochi anni fa, appunto ha attestato nella biografia della canonizzazione anche di San Leopoldo Mandic questo fatto miracoloso. Cioè le due carrozze si sono entrate una dentro l'altra, senza però minimamente scalfirsi. Quindi un fatto miracoloso, no? Quindi vuol dire che Dio nell'onnipotenza sua, che può fare qualunque cosa, può anche rovesciare l'universo, può permettere che delle strutture fisiche possano attraversare un'altra struttura fisica senza che né l'una né l'altra vengano lese, vengano lesionate. Questo quindi è stato il secondo miracolo della prima traslazione. Prima lo sradicamento, miracoloso, poi l'attraversamento di questa struttura protettiva in modo miracoloso e poi il fatto che in una stessa notte ha fatto 3.000 km in poche ore, 2, 3, 4 ore, insomma la notte tra il 9 e il 10 maggio del 1291. Nessun uomo può mai fare una cosa del genere. Queste sono date che sono state testimoniate dai personaggi dell'epoca, sia di Nazareth come di Tersanto. Tant'è vero che poi i nazaretani misero una lapide davanti alla grotta di Nazareth
in cui scrissero che appunto la Santa Casa era stata lì fino al 9 maggio 1391 e il 10 maggio fu ritrovata a Tensato, lontana 3.000 km. Quindi vuol dire che i due, diciamo, protagonisti di testimoniali, cioè i nazaretani e i tensatesi, hanno potuto avallare l'uno con l'altro le date in cui sono avvenuti questi primi fatti miracolosi, cioè la prima traslazione miracolosa. E questo normalmente, se voi guardate nei libri anche di quelli precedenti, antichi, dove ancora si narrava appunto la verità di queste traslazioni miracolose, non è mai stato rilevato questo particolare. Quindi la prima traslazione miracolosa ha comportato tre miracoli contemporanei: lo sradicamento, l'attraversamento di una struttura protettiva e poi in una notte, in pochissimo tempo, ha fatto 3.000 km. E quindi a Tensato poi è rimasta fino al 9-10 dicembre 1294, quindi circa 3 anni e mezzo, dopodiché anche da Tensato improvvisamente in quella notte del 9-10 dicembre 1294 sparì. Abbiamo documentazioni a riguardo anche di questo fatto miracoloso? Ecco, noi abbiamo appunto le testimoni dell'epoca che ci dicono da Tensato che lì è stata, come i nazaretani dicevano di loro, i tensatesi hanno detto altrettanto, che lì era stata custodita e presente fino al 9 dicembre del 1294, il 10 mattina non c'era più. E questo è tutto stato riportato in documentazioni notarili, sono state fatte dai testimoni dell'epoca, consegnate poi agli atti ufficiali. E così avvenne. Nel frattempo la Santa Casa, dopo appunto la partenza da Nazareth, da Tensato, dove era finita? Ecco, i tensatesi anche in questo caso non sapevano dove era arrivata la Santa Casa e né lo sapevano altre popolazioni. Qui ci sono delle date certe volte un po' discordanti. Noi sappiamo che il 9-10 dicembre si festeggia appunto la traslazione della Santa Casa, il 10 dicembre di ogni anno. Perché fu stabilita questa data? Perché il Papa Leone X aveva chiesto a un archivista di Recanati, che si chiamava Girolamo Angelita, all'inizio del 1500, dato che si celebrava già da tantissimi tempi, dagli inizi proprio, da circa 200 anni già, il fatto del miracolo delle traslazioni, il Papa volle dare una data definitiva per tutta la Chiesa. Quindi chiese a Girolamo Angelita se aveva negli archivi di Recanati qualche documento che attestava in che data era arrivata la Santa Casa nella zona di Recanati, cioè sarebbe l'attuale Loreto, che non esisteva all'epoca ancora. Loreto, prima di arrivare alla Santa Casa, era solo un colle sporco dove non c'era nulla, c'era solo una strada che attraversava nella parte superiore. E però Girolamo Angelita disse che non esistevano date precise nell'archivio, perché l'archivio dei Recanati nel 1322 subì un incendio e andò perduto tutta la documentazione precedente. Allora chiese ai tensatesi se lassù avevano nei loro archivi qualche data di riferimento di quando era appunto sparita e quindi quando poteva essere arrivata nelle Marche. I tensatesi risposero con una nota, uno scritto, cui dissero che da loro risultava che era stata lì attestato fino al 9 dicembre 1294 e poi nulla più seppero di cosa era avvenuto. Allora Girolamo Angelita avvisò il Papa Leone X che quella era forse la data probabile dell'arrivo nella zona di Recanati, allora fissarono il 10 dicembre appunto la festa della traslazione. E qui metto in evidenza questo fatto, si parla di festa della traslazione, non della Beata Vergine di Loreto. Voi se guardate nei calendari attuali trovate il 10 dicembre Beata Vergine di Loreto, ma se voi guardate i calendari di circa 30 anni fa ci trovate scritto traslazione Santa Casa. Io c'ho anche l'ufficio proprio approvato dalla Chiesa in cui si celebrava il miracolo della traslazione, quindi non la festa della Beata Vergine di Loreto. È ovvio che si festeggia la Madonna anche di Loreto, ma la festa liturgica stabilita dalla Chiesa, ed è l'unico caso che c'è nel calendario liturgico, se voi guardate in tutti i 365 giorni ci sono feste di Santi, feste di Maria, di Gesù, feste dei richiami del Vangelo, eccetera, ma non c'è una festa di un miracolo. L'unico caso che esiste nel calendario liturgico è quello della traslazione miracolosa della Santa Casa.
Quindi quando voi leggete nei calendari Beata Teresa di Avento, sappiate che è l'effetto di una mistificazione di quello che poi parleremo dal punto di vista appunto di come oggi si è cercato il razionalismo, il modernismo e lo scetticismo di distruggere questa storia meravigliosa e anche straordinaria dell'opera di Dio e quindi della conferma della verità dell'esistenza di Dio e della conferma che tra quelle pareti è avvenuta l'incarnazione del Figlio di Dio. Perché confermare la Santa Casa vuol dire confermare la verità dell'incarnazione. Se io distruggo la Santa Casa, distruggo anche ciò che vi è avvenuto all'interno, cioè ciò che il Figlio di Dio si è incarnato nel grembo di Maria. È evidente, no? Quindi infatti, questo faccio una parentesi, attestare, dire, dichiarare che lì sono state portate delle pietre smontate e rimontate vuol dire negare che lì vi è avvenuto tra quello spazio l'incarnazione, perché se io prendo delle pietre di questa stanza, le smonto, le porto via dall'altra parte e ricreo un ambiente, non è più l'ambiente originale dove è avvenuto quel fatto, quindi non è più la reliquia che ricorda quell'avvenimento avvenuto all'interno di quelle pareti. Quindi distruggere l'autenticità della Santa Casa come reliquia, come muri, come pareti autentici che stavano davanti a Nazareth, davanti alla grotta di Nazareth, significa distruggere il ricordo di ciò che vi è avvenuto, cioè l'incarnazione. Quindi, ecco, tornando appunto al fatto delle traslazioni nel loro proseguimento temporale, e cosa avvenne dopo Terzato? La Santa Casa, secondo delle tradizioni qui dell'Italia centrale, noi abbiamo queste date. Nel 1295 la Santa Casa è stata ad Ancona su un colle chiamato Posatora, da Posa de Tora, cioè qui è stata pregata dove si era posata la Santa Casa, poi è stata nel 1295-1296 in una selva dietro l'attuale stazione di Loreto, che di una proprietaria di Recanati che si chiamava Loreta, per cui dicevano i pellegrini che avevano conosciuto questi fatti miracolosi, ci andiamo nella selva della signora Loreta, andiamoci dalla Madonna di Loreta, e dopo nacque il toponimo anche del paese che sorse sul colle successivamente. Ecco, quindi rimase lì 8 mesi, poi da lì si spostò ancora andando sul colle che stava appunto dove adesso c'è Loreto, non dove sta attualmente sotto la cupola della basilica che è stata costruita sopra, ma sul campo dei due fratelli era ubicata nella parte finale della basilica di Loreto. Ecco, qui magari posso far vedere questa immagine, qui c'è la basilica, qui dove finisce il palazzo pontificio, quello dove c'è attualmente un bar, quello era il campo dei due fratelli. Qui in mezzo, dove c'è la basilica e c'è la piazza, qui in mezzo si passava la pubblica strada che congiungeva Recanati con Ancona o Porto Recanati. Quindi la casa di Maria si posò su questo campo dei due fratelli e poi vi rimase 4 mesi nel 1296 e alla fine di quell'anno definitivamente si spostò in mezzo alla strada dove tutt'oggi ancora si trova, in quella pubblica strada dove era proibito fare costruzioni, perché ancora oggi a Recanati negli atti comunali esiste un documento del 1289 che proibisce a qualunque di costruire pubbliche, diciamo, case o costruzioni di qualunque tipo su pubbliche strade, se fosse stato fatto devono essere abbattute. Invece nel caso della Santa Casa, che si è posata proprio in mezzo alla strada, diciamo, diversa di deviazione, e lì la protessero facendo poi delle strutture di sostegno di sotto, degli archi appunto di sostegno, e attorno fecero un muro di protezione nel timore che cadesse. Qui ci sarebbero tante cose da dire anche dei miracoli che sono avvenuti proprio con la stessa presenza della Santa Casa a riguardo di come fu venerata e di come Dio ha voluto che venisse venerata. Infatti quelle mura che i recanatesi fecero per attaccarla alle tre pareti nel timore che cadesse, perché non aveva fondamenta, una parte era sospesa sul vuoto di un fosso laterale e quindi salire la retrocedere
non avrebbero retto, diciamo, al tempo, no? E invece fecero queste pareti protettive di sostegno, ma quando completarono il lavoro, il giorno dopo le trovarono distaccate le pareti dei recanatesi, tanto che ci passava in mezzo un bambino, quindi compresero che la Madonna non voleva protezione, ci pensava lei direttamente. Ecco, tornando comunque a ripercorrere il cammino delle traslazioni miracolose, vi ho appunto detto che sono state 5, la prima di Telsato, la seconda di Ancona. Ecco, ad Ancona abbiamo delle documentazioni storiche e archeologiche importantissime. Io una cosa che veramente mi chiedo se certi studiosi ragionano, nel senso che hanno gli occhi per vedere, dicono certe volte che non ci sono documenti del tempo originario, ce ne sono documenti scritti, i primi risalgono alla fine del 1400. Allora, io dico, ma in realtà noi abbiamo degli inizi del 1300 e addirittura della fine del 1300 delle chiese che furono costruite dai vescovi dell'epoca, dei luoghi dove la Santa Casa era pervenuta. Quale documento più significativo di una chiesa di pietra, no, consacrata a un miracolo, di essere una documentazione che i contemporanei hanno testimoniato e attestato che quel fatto è davvero? Anche se non ci fossero documenti scritti, oltre al fatto che ci sono però, ma anche non ci fossero o non volessero essere riconosciuti, ma le pietre uno le vede, no? Le può riconoscere che sono pietre, che sono chiese. Allora, noi abbiamo ad Ancona 3 chiese costruite all'epoca per ricordare 3 fatti, diciamo, cioè il fatto della traslazione lì sul colle davanti al porto di Posatura, ma anche fu fatta una chiesa tra Falconara e Ancona in località chiamata Barcaglione, perché quando la Santa Casa arrivò su quel colle di Posatura fu vista arrivare dal mare da delle persone, testimoni oculari, che riferirono agli anconitani cos'era quella misteriosa casetta giunta sul colle, e riferirono al vescovo ovviamente, che si era interessato per sapere cosa era avvenuto e chi sapeva qualche cosa di questo fatto misterioso, e loro attestarono di averlo visto arrivare dal mare, come oggi noi vediamo un aereo che vola in aria, e oggi non ci sorprendiamo perché un aereo, sappiamo, ha un motore per muoversi nel cielo, ma a quell'epoca queste cose non esistevano. Questi hanno visto una casa che si spostava in aria, avanzava e poi andò a posarsi sul colle di Posatura davanti al porto di Ancona. Quindi i vescovi a quell'epoca costruirono una prima piccola chiesa, che poi dopo fu ingrandita successivamente, in questa località di Barcaglione, per certificare che fu vista da testimoni oculari. Quindi lì si venerò in quella chiesa i testimoni che avevano visto la casa venire dal mare. A Posatora fu costruita la chiesa proprio dove la Santa Casa rimase per 9 mesi, per attestare che lì veramente la Santa Casa c'era stata per quel tempo, e abbiamo 3 documenti che ce lo attestano dell'epoca, 2 lapidi e uno scritto di un sacerdote che si chiamava Don Matteo. Una lapide è degli inizi del 1300, dove stava scritto quinta futa riposata la Madonna de Loreta, perché a quell'epoca dicevano appunto andiamo dalla Madonna di Loreta, in quanto essendosi spostata anche da Posatore ed essendo pervenuta nella selva di quella signora di Recanati, la selva della signora Loreta, allora nacque questo modo di esprimersi, andiamo dalla Madonna di Loreta. Quindi nella lapide fu scritto da qui quinta futa riposata, da qui è fuggita, è partita dopo essersi posata la Madonna de Loreta, perché appunto era in quell'epoca dall'altra parte. Quindi, e poi c'è un'altra lapide del 1545, questa è degli inizi del 1300 o fine 1200, proprio delle origini, e poi un'altra del 1545, appunto è scritta in latino, in italiano più, diciamo, attuale dell'epoca, appunto che lì si posò per 9 mesi la Santa Casa della Madre di Dio, e c'è stato un sacerdote che ha posto un documento scritto sotto un altare di una chiesa di cui lui era parroco, che descrisse questo fatto di quella traslazione. Quindi, e poi c'è la terza chiesa importantissima ad Ancona, che stava accanto alla cattedrale del Duomo, dedicata a Santa Maria di Nazareth o Santa Maria di Loreto. Cioè i vescovi nei primi anni del 1300 vogliono edificare una chiesa consacrata al culto delle traslazioni miracolose proprio accanto alla sede del vescovo di Ancona, alla cattedrale di Ancona.
Oggi noi chi va ancora vede il campanile del Duomo e dice quello è il campanile del Duomo. In realtà qui purtroppo non abbiamo molto modo di poter vedere in maniera. In realtà quel campanile che voi vi vedete, eccolo qua. Ecco, magari sotto la sedia, e così lo faccio sfogliare mentre parlo. Vedete, questo è il campanile del Duomo di Ancona, ma accanto c'era un'altra costruzione, quella era la chiesa di Santa Maria di Nazareth, che è stata distrutta poi dai bombardamenti. Quindi, eccola qua, ecco qua, vedete anche meglio. Vedete, c'è il Duomo, la città antica, che non esiste più nulla, è stata tutta distrutta dai bombardamenti. E quel campanile aveva accanto a sé una costruzione che era la chiesa di Santa Maria di Nazareth, che poi dopo fu utilizzata come ospedale, ebbe varie vicissitudini, ma nacque come chiesa consacrata alle traslazioni miracolose volute dai vescovi di Ancona degli inizi di questi fatti miracolosi. Quindi non è del 1400, 1500, 1600, è degli inizi del 1300, cioè immediatamente appunto vicini come tempi ai fatti miracolosi avvenuti. In contemporanea, un'altra dimostrazione importantissima, storica, archeologica, è che a Forio, nell'isola di Ischia, davanti a Napoli, prima ancora che finissero le traslazioni miracolose, perché l'ultimo è del 1296, sul Colle di Loreto, prima che finissero queste traslazioni, essendosi già diffusa la fama di questi fatti miracolosi, di questa casetta che si spostava continuamente, e gli abitanti di Forino, in Israele, che erano in contatto con Ancona per motivi di commercio e di pesca, riferirono agli abitanti di Forino che lassù nelle Marche, vicino presso Ancona, c'erano questi fatti straordinari di quella casetta di Maria che si spostava da un luogo ad un altro, e gli abitanti di Forino iniziarono subito a costruire una chiesa nel 1295, mentre ancora venivano i fatti miracolosi, e quindi non erano ancora neanche cessati, che voleva appunto onorare e ricordare, e tutt'oggi lo è, perché è basilica pontificia tra l'altro, le traslazioni miracolose della Santa Casa giunta qui nelle Marche. Quindi, e poi dopo naturalmente c'è la zona di Loreto, di Recanati, di Macerata, ecco, ho fatto cenno soltanto a queste, diciamo, chiese originarie che hanno voluto ricordare questi fatti miracolosi, che sono una testimonianza, una documentazione di pietra inequivocabile. Quale vescovo mai può costruire una chiesa per avallare un fatto miracoloso che non era mai avvenuto? Tutti i contemporanei l'avrebbero sconfessato, gli avrebbero detto: ma cosa ti racconti? Fai delle cose, questa era una casa avvenuta umanamente, portata dagli uomini, e non c'è niente di strano. Ricordiamo un fatto avvenuto da uomini che hanno fatto questo trasbordo, che era umanamente impossibile, ma ipoteticamente fosse stato possibile. Ma allora, se i vescovi invece hanno tutti di luoghi diversi, di diocesi diverse, di luoghi lontani tra loro, hanno tutti voluto edificare delle chiese per ricordare questi fatti miracolosi che stavano avvenendo o che erano da poco avvenuti, e quale maggiore documentazione storica è mai questa, se non in rapporto a tutto il resto, anche di documenti scritti. E poi, come documenti scritti, abbiamo, questo pure è stato completamente occultato, nascosto, dimenticato, abbiamo quel vescovo delle origini che era custodiva la Santa Casa, che è il beato Pietro Moluzzi. Io il mese scorso sono stato a Roma a fare una conferenza della Fondazione Lepanto del professore De Mattei, che mi aveva invitato, e io avevo ritrovato, dopo varie ricerche, un discendente del vescovo di Macerata dell'inizio del 1300 che aveva in custodia della Santa Casa. Non un discendente del vescovo, un discendente collaterale naturalmente, no? Vescovo, cioè della sua famiglia, perché era una famiglia nobile, una famiglia appunto nobile di Macerata, sono dei Molucci. Ebbene, esistono appunto ancora dei discendenti di questa famiglia nobile, io l'ho rintracciato e sta adesso a Chiavari, e io cercavo anche dei documenti di questo vescovo, perché è importantissimo. Era avvenuto che la Santa Casa era stata custodita ovviamente dal vescovo di Recanati, ma a Recanati c'erano delle guerre intestine tra Guelfi e Ghibellini. Guelfi erano della parte del Papa, i Ghibellini della parte dell'imperatore. Ebbero il sopravvento i Ghibellini sui Guelfi, e il vescovo dovette scappare per non essere anche ucciso, ecco, e fuggì a Macerata, che all'epoca era una piccola città, non era molto importante, era superiore a Recanati, che aveva anche il vescovo tra l'altro, la diocesi.
E allora il vescovo di Recanati si trasferì a Macerata. Il Papa scomunicò Recanati, gli tolse la diocesi, istituì la diocesi di Macerata che inglobò quella di Recanati e compresa la Santa Casa, e gli diede l'incarico al vescovo di Recanati, fuggito a Macerata, di custodirla. Si chiamava Federico nel 1320, però lui dopo un anno o due fu trasferito a Senigallia, e il Papa Giovanni XXII volle nominare vescovo per custodire questa nuova diocesi, custodire la Santa Casa, un francescano che era molto noto e molto, diciamo, stimato e aveva già fama di santità, che era un membro di questa famiglia nobile dei Molucci, che era francescano lì a Macerata, e lo nominò vescovo di questa nuova diocesi. E lui iniziò subito, essendosi già la fama della Santa Casa sparsa in tutta Europa e venivano pellegrinati da tutte le parti, iniziò subito un'opera di diciamo, non solo di custodia, ma anche di organizzazione, oggi la chiameremo la pastorale, no? Cioè di organizzazione del modo di come si doveva far conoscere questi fatti miracolosi avvenuti, di cui era stato testimone, perché erano avvenuti questi miracoli quando lui aveva 37 anni, alla fine del 1200. Lui è stato un testimone oculare. A cosa ha fatto? Ha fatto la prima chiesa attorno, ecco qui, giusto che ci abbiamo l'occasione, facciamo vedere, questa è la chiesa di Posatora di Ancona, dove è avvenuta la traslazione di Ancona, poi abbiamo, questa invece è la chiesa di Baccaglione, cioè quella da cui fu vista arrivare la Santa Casa dal colle tra Falconara e Ancona, e oggi appunto esiste questa chiesa che ricorda questo fatto storico. Questa è Posatora, questa è la lapide che ancora c'è nella chiesa di Posatora, che ricorda la traslazione lì avvenuta. Questa è la banderuola, cioè la selva della signora Loreta, dove la casa rimase per 8 mesi. Poi ancora, questa è la lapide che c'è in quella chiesa, dove ricorda appunto il fatto della traslazione avvenuta in quel posto, dove rimase per 8 mesi. E poi abbiamo il campo dei due fratelli, vedete alla fine del palazzo apostolico, come cerchio con la freccia, e quello era appunto il campo dei due fratelli, e i quali quando arrivò la Santa Casa lì nel loro campo cominciarono a litigare tra loro per appropriarsi delle offerte che venivano portate dai vari pellegrini che venivano da tutte le parti, e arrivarono insomma a rischiare di farsi male uno contro l'altro. Allora i recanatesi chiesero al Papa Bonifacio VIII di comprare quel campo per togliere loro la proprietà e quindi togliere il litigio. Invece non ci fu bisogno dell'intervento del Papa, perché d'improvviso la casa da lì si è spostata, ha fatto quel balzo tra il campo in mezzo alla strada, che era proprietà comunale e nessuno poteva rivendicare diritti propri, no? Ecco. Questo è quando è arrivata sul colle, così era la casa alle origini, cioè lì non c'era nulla, non c'era l'oretro, non esisteva niente, c'era una strada sopra il colle, vedete, fu posta attorno alla casa, ci costruivano quel muro per proteggerla, sostenerla, ma poi si staccò da solo, sotto ci misero degli archetti di sostegno del timone che potesse crollare perché non aveva fondamenta. Tra l'altro un particolare importante, che quando hanno fatto le ricognizioni scientifiche è stato rilevato che una parte è sospesa sul vuoto di un fosso che stava ai lati della strada, e infatti se voi entrate nella Santa Casa e guardate sulla destra vedete che sotto è il vuoto, c'è il vuoto, era il fosso della strada. E quando hanno fatto delle ricognizioni appunto archeologiche hanno anche trovato che in una delle pareti c'erano dei cespugli che erano stati schiacciati da una delle pareti che era scesa, cioè è rimasta schiacciata una parte e la parte non colpita è fuoriuscita ai lati della parete. Quindi a dimostrazione che quelle pareti sono scese dall'alto, non sono state portate, ma sono scese, hanno schiacciato una parte di un cespuglio e la parte non colpita è rimasta fuoriuscita libera, no? Questi sono tutti i rilievi, per dire appunto, archeologici, no? Che hanno confermato. Poi dopo vi dicevo, il beato Pietro Moruzzi, tornando a questo vescovo, lui fece la prima chiesa con un porticato appunto per dare un'organizzazione
pastorale, anche per, diciamo, non solo protettiva ma anche di accoglienza dei pellegrini che venivano, perché lì non c'era nulla, non c'era, fece una tettoia attorno alla Santa Casa per proteggere dalla pioggia e dal sole, e poi dopo cominciò a fare anche qualche piccola costruzione. E lui quindi fece la prima chiesa che dedicò e consacrò appunto alla venerazione della Santa Casa, fece anche degli scritti che furono chiamate le tavolette, che poi furono lette e riprodotte da autori due secoli dopo, in cui raccontò per i pellegrini che venivano questi fatti miracolosi delle traslazioni, e poi ancora fece uno scritto, un testo scritto, il primo libro scritto breve, sintetico, delle traslazioni miracolose che lui dava ai pellegrini che venivano a Loreto. Quindi abbiamo quindi queste documentazioni delle origini, in cui i contemporanei attestavano la verità di tutti questi fatti miracolosi. Non c'è dubbio alcuno, dice, di questo, diciamo. Io qui, voi prima vi ho parlato Catani, che ho una biblioteca abbastanza ampia, no? Lui è anche venuto, ha visto che ho una stanza intera piena di libri dal 1000, certamente. Ecco, bene. E adesso diamo la parola, io, perché quando incomincio a raccontare tutte queste cose, dopo certo, dopo non vedo più l'orologio. Allora, volevo solo farci accenno a questo fatto della ogni pagina che voi vedete che ho qui davanti corrisponde a un libro. Ecco, qui ce ne sono 100 di pagine, no? Quindi se voi venite da me, che lui Catani ci è venuto, lo potete trovare i libri dal 1400, 1500, 1600, con tutte documentazioni amplissime che riguardano questi fatti miracolosi. Quindi è tutto attestato. È completamente falsa l'opinione, qui adesso concludo, faccio solo accenno a questo, così altri quattro testi che ha combattuto anche sui giornali per denunciare atti falsi, no? Per negare il miracolo. E oggi cosa è sopravvenuto? Nel 1984 un autore, un responsabile della Basilica, ha fatto uscire un libro inventando una storia di un principe dell'Epiro, si chiamava di cognome Angeli, che avrebbe portato delle pietre appunto lì a Loreto, e da lì poi è nata la leggenda degli angeli. Questo è completamente falso, è già stato dimostrato sia nel libro che io ho scritto, come anche da uno studioso di Torino, proprio degli studi storici di Torino, che si tratta di un falso storico, e che oltre ad essere falso, perché era una famiglia di Palermo di cognome De Angelis, che voleva fare accreditare una nobiltà alla loro famiglia in quanto discendenti di quella famiglia nobile dell'Epiro, ma che non aveva nessuna attinenza con la storia della Santa Casa, perché in un documento c'era scritto che presero delle pietre della Santa Casa e diedero in dote a una figlia, Itamar, per il matrimonio, ma non parla della casa di Nazareth, né parla che ha portato via la casa, ha portato via delle pietre dalla casa. Ci prendo qui delle pietre, non ho portato via la casa, dico, ho preso delle pietre dalla casa e l'ho portata altrove, non ho portato via la casa che è rimasta lì, ho portato via semmai delle pietre. Ecco, questo c'è scritto, ma tutto è appunto falso, quindi non ha neanche nessuna attinenza. E nonostante questo, questa, diciamo, diceria, questa falsificazione ha preso piede, e oggi voi lo vedete dappertutto, questa fandonia, questa falsificazione che la Santa Casa è portata appunto da uomini, non per un miracolo degli angeli. L'ultima nota che dico, poi dopo eventualmente adesso i battiteschi, la dimostrazione che non sono pietre smontate e rimontate è la dimostrazione scientifica, che già aveva anche accennato, e c'è nel libro di Catani anche, che la malta che unisce le pietre della Santa Casa è malta della Palestina di 2000 anni fa, quindi nel 1300 non potevano avercela portata dietro, di 1300 anni prima, non è nel luogo, non è in Italia, sta solo a Nazareth, e appunto non risulta mai che sia stata smontata e poi dopo riutilizzata per ricalare le pareti, no? E poi come hanno fatto a fare la misurazione perfetta, no? Se noi riportiamo le tre pareti davanti alla grotta di Nazareth, tutto combacia perfettamente, anche le irregolarità, no? Con un dente che ritorna nel suo alveo. Adesso do al dottor Benedetto Rigotti Tedeschi, così ci può parlare anche di questa vicenda, che ovviamente ringraziamo, ed è un onore averlo qua. Veramente. Lui è conosciuto, quindi, insomma, presidente dello IOR, è stato tra l'altro, diciamo,
coestensore, ha aiutato moltissimo nell'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, tra le altre cose. E come ricordava appunto il professore, a febbraio, mi pare, sulla Verità, il quotidiano La Verità, ha anche lui dato battaglia per la verità su Loreto. Grazie. Io ovviamente non ho testimonianze particolari da dare, affascinanti come quelle che Nicolini racconta, che alla fine l'essenza è quello che racconta lei, la spiegazione. Perché sono qui? Perché a febbraio Nicolini mi invitò qui a Loreto con mia moglie a testare la realtà di questa traslazione miracolosa. Totalmente affascinante la visita che facemmo con la sua guida, che si concluse però poi in un incontro che non era stato previsto all'interno del santuario con un importantissimo personaggio di Loreto che mi provocò perché disse, di fronte all'importanza del miracolo che gli avevamo proposto, disse: ormai la scienza è in grado di spiegare i miracoli molto più dei sentimenti di fede. E io gli dissi: gentile signore, è il contrario, è la fede che oggi permette alla scienza di razionalizzare i suoi fini e i suoi utilizzi. Però questa provocazione che questo personaggio mi fece mi indusse a scrivere questo articolo sulla Verità, in cui sostenevo le tesi di Nicolini. E poi ci fu un seguito, perché naturalmente ci furono risposte avanti e indietro, però io mi misi da parte per evidenti ragioni, non ero coinvolgibile. Va bene, allora, perché sono qui? Perché dopo questi incontri, soprattutto dopo la provocazione fatta dal famoso e importantissimo personaggio qui di Loreto, ho fatto delle riflessioni, che adesso vi propongo, che ovviamente non riprendono le spiegazioni date sia da Catani che da Nicolini, fanno riflessioni di carattere intellettuale e morale. La traslazione miracolosa della casa di Loreto è un segno di contraddizione da tre punti di vista. Il primo punto di vista è, essendo un evento soprannaturale, dovrebbe essere amato, valorizzato per rafforzare la fede. È curioso invece che invece sia proprio all'interno della Chiesa che si tende a relativizzarlo. Questo è il primo segno di contraddizione che mi ha immediatamente colpito. Il secondo segno di contraddizione è che proprio nella casa di Loreto, e abbiamo ascoltato Nicolini, è più credibile, più razionale la spiegazione del miracolo piuttosto che non il tentativo di spiegarlo scientificamente, tanto che la spiegazione scientifica non sta in piedi. Non sta in piedi per quello che ha detto Nicolini, le sette trasferimenti, costruzioni e decostruzioni che sono assolutamente impensabili. Quindi pensate, la spiegazione cosiddetta pseudoscientifica è molto meno credibile della spiegazione soprannaturale. La terza segno di contraddizione riguarda un qualcosa che mi ha turbato enormemente. Uomini di fede, uomini di Chiesa, che credono al grande miracolo della creazione fatta dal Creatore, mettono in dubbio il miracolino della traslazione della casa di Loreto. Accettano il miracolone della creazione e mettono in dubbio il miracolino, come se il Creatore non potesse fare perché una casa non vola. Una casa non può volare, così che si mette in dubbio tutto questo. E sono passati un po' di mesi da allora. Queste lì furono le mie prime tre riflessioni, di carattere intellettuale e morale, se volete, ma sono interessanti. Ve le ripeto: il primo è una contraddizione il fatto che un elemento così soprannaturale, questa è la seconda reliquia, una delle due reliquie al mondo che abbiamo, questa è la sindone, ma è possibile che il mondo cattolico le metta lei in discussione?
Ma perché se si toglie l'elemento soprannaturale, cosca tutto. La seconda contraddizione è il fatto che non è credibile la spiegazione scientifica o pseudoscientifica. Terzo punto, che è veramente per me scioccante, è che si accetti il miracolo della creazione, che è un miracolone, e si mette in discussione il miracolino, che poi è giustificatissimo dal fatto che allora i musulmani rompevano, distruggevano tutte le reliquie in Terra Santa, e questa si doveva salvare perché era la casa della Vergine Maria dove è stato concepito Gesù Cristo. Niente, una stupidaggine, naturalmente. Allora, da febbraio poi ho fatto altre riflessioni. Mi sono domandato, ma questo tentativo di razionalizzare le cose, di razionalizzare la fede per spiegarla, per renderla credibile, ma da dove viene? Probabilmente viene da sempre, dal momento in cui nasce la creazione, la gnosi e tutto il resto. Però andiamola negli ultimi tempi. Nell'Ottocento un famosissimo filosofo che si chiama Auguste Comte, io vi suggerisco, Catani sicuramente sa chi è, suggerisco di andare a rileggere le riflessioni di questo filosofo. È un filosofo che ha cambiato la storia della filosofia. Lo chiamavano il pontefice del positivismo. Il pontefice del positivismo. Che cosa voleva fare Augusto Comte? Voleva realizzare la religione universale. E con chi colloquiò per moltissimi anni per realizzarlo? Con i gesuiti. Questi sono documenti storici. Catani, che è uno storico, è un intellettuale di professione, potrà studiare questo e magari venirselo a raccontare meglio. Io l'ho fatto da economista e quindi con tutti i limiti. Però Augusto Comte, per la prima volta, a fine 1860 siamo, più o meno, l'incontro famoso con i gesuiti, che poi i gesuiti si rifiutarono di andare avanti, la religione universale. Quindi la religione universale, quella che adesso stiamo vivendo in un processo molto avanzato nel mondo globale, in realtà è datata, non è altro che la conseguenza dell'inizio di determinati, siamo a metà 800 è l'epoca in cui la Chiesa vacillò perché la massoneria la stava distruggendo. Però Maria si mise a muovere gli occhi e apparì un'infinità di volte, proprio in quell'epoca lì, ci venne in soccorso, come si dice. Le grandi apparizioni mariane coincidono tutte con questa aggressione gnostico-massonica alla fede cattolica, per cui dobbiamo sperare. Dicevamo prima con i due frati che vivono a Fatima che la Madonna ci ha promesso che il suo cuore immacolato trionferà. Magari io mi trasferirei più volentieri in Portogallo per esserne sicuro, però in Italia penso un po' in favore. Allora, Augusto Comte, ma non basta. Durante il Concilio Vaticano II, un fortissimo movimento di, chiamiamoli, teologi progressisti, che fanno capo a un grande teologo che si chiama Karl Rahner, che poi a sua volta era allievo di Heidegger. Chi è filosofo queste cose le sa? Heidegger è il padre del... Heidegger è il riferimento dell'esistenzialismo. L'esistenzialismo tradotto oggi in questi giorni è la realtà. La famosa realtà è l'esistenzialismo di Heidegger. Heidegger, esistenzialismo, che diventa realtà in Rahner e oggi diventa prassi. Guardate che nulla ha inventato. A sua volta Heidegger, e chi era allievo di Kant? Non succedono perché il pensiero, il teologo si fonda sul filosofo, la teologia si fonda sulla filosofia, non può andarsene per conto suo. Il pensiero è un pensiero filosofico, che quando si corrompe, corrompe tutto. Perché ho tirato fuori Rahner? Perché Rahner, allora, Augusto Comte voleva fare la religione universale. Karl Rahner voleva umanizzare la figura di Cristo per renderla credibile.
l'umanizzazione famosa di Cristo. Vedete, tutto gira intorno alla Santa Casa, eh? La spiegazione scientifica, la spiegazione soprannaturale. Questa è una delle poche. Per quello va difesa la Santa Casa, la traslazione miracolosa, come va difesa la sindone. Non dobbiamo farcele portare via da spiegazioni razionali, che non sono razionali. Vado all'ultimo punto. Allora, Augusto Conte voleva fare la religione universale più umana. Karl Rahner e Consanguine, addirittura Teilhard de Chardin, aveva previsto l'evoluzione dei dogmi, in modo tale che si potesse arrivare a quello che siamo arrivati a post Concilio Vaticano II. Ma adesso ci troviamo di fronte ad un qualcosa che è ancora di più pericoloso. Si mette in discussione il peccato originale. Oggi si mette in discussione il peccato originale, l'inferno, il paradiso, la salvezza. Siamo tutti già salvi, nessuno ci deve più salvare, quindi potete peccare finché volete. Allora, io non vado oltre, volevo soltanto dirvi, allora, che la casa di Loreto va difesa, la casa di Loreto, la traslazione miracolosa che Nicolini e Catani sostengono intellettualmente e storicamente, va difesa, perché è difesa della nostra fede. Non è qualcosa di soltanto di storico, a cui si può credere o non credere e passarci sopra che rilevanza può avere. Non è un miracolo qualsiasi. È il fondamento dei due unici miracoli che si sintetizzano in una reliquia. E quindi è molto importante. E dobbiamo soprattutto combattere contro il tentativo di razionalizzazione del soprannaturale. Quando io mi sento dire da un personaggio importantissimo che la scienza negli ultimi anni ci ha permesso di capire meglio i misteri, mi vengono i brividi nella schiena, perché questo è il processo con cui si razionalizza la fede, la si umanizza. Cristo viene visto soltanto nella parte di uomo e non di Dio. Stiamo perdendo i lumi della ragione, non soltanto della fede. Concludo con una famosa storiellina, così vi faccio ridere. Perché tutto, alla fine di tutto questo, quello che mi ha sintetizzato, che mi sono autosintetizzato, è una famosa storiella, no? Ma che probabilmente è vecchissima, però ogni tanto viene rimessa in giro. Un gruppo di archeologi in Terra Santa trova la tomba di Gesù Cristo. Non è molto diverso, eh? Ma se ci pensate, trova la tomba di Gesù Cristo. Non mi ricordo se quale Vangelo dice che da allora viene messa in giro la storia che Gesù Cristo era stato rapito, distolto, eccetera, eccetera. No? Lo dice uno dei Vangeli, no? Alla fine. Allora, la storiella che vi racconto, che è brevissima, in realtà molti la fanno lunga, se lo Sgarbi ci metterebbe 40 minuti, io lo faccio in un minuto. Gli archeologi trovano la tomba di Cristo, lo analizzano per mesi, fanno venire i più grandi studiosi, è proprio Gesù Cristo, non c'è niente da fare, è lui. Non mi domandate perché potrebbe essere lui, è una barzelletta, è una storiella. Allora vengono chiamati tutti i grandi teologi a dire, e mo che facciamo? Cosa raccontiamo? E qui la storiella vuole che, non so, i francescani raccontino qualcosa, eccetera, eccetera. Noi gesuiti raccontino altro per dire come risolviamo il problema. Una famosa congregazione dice, beh, ma signori, date pazienza, mettiamo qui tutte le bancherelle e vendiamo tutte le reliquie di Gesù Cristo, facciamo un sacco di soldi, no? No, e poi uno di questi dice, ma qui bisogna avvisare il Papa. Uno si prende l'incarico, va a Roma, un Papa qualsiasi, per carità, non fatemi dire cose che non voglio neanche pensare. Allora, arriva il Papa, atterrano là col Papa elicottero e gli dicono, Santità, abbiamo trovato la tomba di Cristo. Ah, ma allora è esistito davvero? Maria.
paradiso pieno.